Il ritorno alle partite ufficiali dopo 18 giorni coincide con una sconfitta per il basket Lemura Lucca, costretto ad alzare bandiera bianca sul parquet delle campionesse d'Italia dell'Umana Reyer Venezia. Al Pala Taliercio Lucca gioca un grande primo tempo, chiuso 41-30, ma poi cede al prepotente ritorno della squadra campione d'Italia. Il 71-60 finale racconta di un incontro dalle due facce, primi 20 minuti colorati di bianco-rosso con le ospiti capaci di arrivare all'intervallo lungo sul più 11, prima della veemente reazione di Marco Oro Granata che sfrutta lo strapotere fisico di Bestagno Endur, 18 punti a testa, e una certa sterilità offensiva di Lucca ha svoltato l'esito della partita nel terzo quarto con un parziale di 23-5. Un vantaggio di 5 lunghezze, poi incrementato di 10 minuti finali, quando le lagunari hanno continuato sia a trovare buone soluzioni offensive che stringere ulteriormente le maglie della loro difesa. Per Lucca, reduce da allenamenti all'insegna degli intensi carichi di lavoro per programmare la seconda fase della stagione, a livello individuale va rimarcata la prestazione sfornata dall'ex Giulia Natali, autrice di 18 punti con un ragguardevole 80% da 3. Buona anche la prova di Carlotta Gianolla. Un Jesam Lucca dunque bella a metà e che nella serata in Laguna non ha avuto il solito robusto apporto delle due americane Wiz e Dietrich, piuttosto in ombra, e della stessa polacca Kasmarczyk. Ma ci può stare. La classifica resta comunque molto buona e alle viste, Covid permettendo, ci sono sfide decisamente più abbordabili dove rimpinguare la propria posizione in chiave playoff, perché quello deve essere l'obiettivo principale. Al netto di eventuali altri rinvii, Lemura affronterà nell'ordine la trasferta di Moncalieri il 16 gennaio, cui seguiranno le due gare interne del 23 contro Broni e del 30 contro la Magnolia Campobasso.